Oggi 25 aprile, voi siete fate una passeggiata qui per il corso, siete di Fano o siete dei turisti? Ma noi abbiamo abitato qua, quindi noi siamo legati a questo luogo, veniamo molto spesso, poi anche in vacanza. Dove siete? Ferrara. Adesso che mio marito è in pensione passiamo qui perché c'è un lungomare, stare in città è più... si sta meglio insomma in una locale... Quindi qualche mesetto state qua? Sì, un po' andiamo e torniamo. Vi piace Fano? Sì, sì, veniamo sempre volentieri, certo. Oggi cosa fate? Passeggiata al mare, lungo il mare fanese? Sì, oggi passeggiata lungo il mare, il tempo non è bellissimo, però... Ma siete di Fano oppure siete di fuori? Siamo di Cagli, ci siamo trasferiti da poco a Fano. Vi piace l'ambiente cittadino rispetto all'entroterra? Beh, diciamo una cosa diversa e quindi proviamo. Quindi nonostante un po' adesso sia diventato un po' il tempo incerto, avete deciso di fare una passeggiata? Sì, sì, sì. Ma stiamo facendo un giro qua, i miei genitori vivono qua e mangiamo qua in spiaggia. Ma tu invece da dove venite? Bologna. Bene, da dove venite voi? Firenze. Avete deciso di visitare Fano questa mattina? Sì, stamattina proprio. Siete arrivati stamattina? Siamo arrivati ieri, abbiamo visitato prima Urbino, Pesaro e oggi Fano. E partite domani? Stasera purtroppo si torna a Firenze. Vi è piaciuto questo giro panoramico del nostro entroterra? Sì, molto bello. Molto è bello. La prima volta che siete venuti qua? È la prima volta, sì. Ci abbiamo scoperto. Ritornerete? Speriamo di sì, dai. Noi siamo di Napoli ma abitiamo qua. Ah, quindi siete tornate qua, avete la casa qua a Fano? Sì, sì, abitiamo qua, proprio vicino a Porto. Tornate in tranquillità e relax? Sì. Stamattina dove siete andati? Io personalmente sono arrivato al Furlo e poi sono venuto giù in direzione Carniano, Candelara, Pesaro e poi sono venuto di qui di Fano, mi ha raggiunto la moglie con la CCT, con la bicicletta pedalata assistita. Quindi una bella biciclettata. Sì, per digerire il pasto della domenica. Quindi oggi in bicicletta, il pomeriggio invece si va a mangiare da qualche parte, poi a pranzo oppure no? Un pranzo fugace, veloce, riposo perché domani inizia il lavoro. Ah, veniamo qui e tra amici e peschiamo e vediamo un po', ma solo che il pesce è ancora poco perché l'acqua è fredda, dobbiamo aspettare il periodo più caldo, fra 15-20 giorni speriamo che arriva la bella stagione. Quindi oggi comunque non avete pescato nulla. Ma solitamente i quadri sono visitabili oppure no? Sono privati? Sono privati e quando c'è qualcuno, degli amici, si fa salire, della gente, si fa salire qualcuno per vedere, insomma, è una cosa caratteristica di Fano. Qua sui quadri si mangia, vedo c'è un sacco di pesce, cosa avete cucinato? Sì, dai, oggi facciamo una bella grigliata con gli amici, purtroppo il tempo speriamo tenga, per il resto buon 25 aprile a tutti. Cosa hai cucinato? Allora abbiamo fatto la grigliata e qua ci penso io, poi l'altro chef è il dottor Cordella che lui invece farà dei passatelli con il sugo di pesce. Quindi tutta la giornata da stamattina che siete qua fino a stasera? Abbiamo lavorato tutto il giorno pur di fare il 25 aprile. Allora chi è qua? Lo chef Carlo. Eccolo. Carlo, che cosa hai preparato? Tutta stamattina sei in cucina? No, da ieri sera. Ah, da ieri sera addirittura. Degli ottimi passatelli. Eccolo. Questo? Questo è il pranzo di oggi. Esatto, crudi li mangiamo. Voi invece cosa avete fatto in questo pranzo? Niente. Voi mangiate solo? Abbiamo portato i vini. Ah, quindi voi bevete, non avete cucinato? Tecnica no. Quindi solo poi ballate, anche c'è della musica qua? Ballerino. Ah, supporto, tu sei ballerino? No, io no. Supporto morale. Sì, salsa e merende. Più merenda che salsa. Merenda che salsa. Allora, buon 25 aprile. Grazie a tutti, auguri a tutti. Viva la liberazione.